I 5 punti del modeling del genio. Chi è Grinder? Grinder è il padre della PNL. PNL vuol dire programmazione neurolinguistica. Grinder è un genio. 1970, insieme a Butler, sono coloro che studiano questa scienza incredibile. E lui dice: come si fa a modellare il genio? Devi trovare un genio e frequentarlo. Quindi, se hai la fortuna di stare in un'organizzazione dove c'è il genio, dove c'è una persona straordinaria, hai avuto culo, quindi cerca di frequentare il genio. Stai con lui perché lui ti cambia tutta la visione della tua vita, spesso mediocre, arrangiata. Perché? Perché noi abbiamo le zavorre, abbiamo valigie pesanti. Chi sono? E i genitori, l'ambiente, la famiglia. Scusate, quanti di voi hanno ricevuto più complimenti che critiche? Vedetevi, non alza nessuno la mano. Io ho avuto il 95% di critiche nella mia infanzia, 5% di complimenti. Peccato che mi sono dimenticato i complimenti. E allora perché ho timore? Perché mi hanno sempre detto che devi fare il serio. Solo questa frase, questa ancora, vi fa capire che la gente felice dà fastidio. Perché la vita è un problema, la vita è un peso. Mi ricordo papà quando mi diceva: ora che ti sposi, ora che diventi, oh, vedrai i problemi della vita. Sempre andate in vacanza ogni anno. No, ma bisogna lavorare molto, il sabato, la domenica bisogna lavorare. Scemo, svegliati. Non è la quantità, è la qualità. Se in una giornata di lavoro vai cazzeggiando e in verità realizzi sì e no un'ora, vuol dire che tu in una settimana lavori sì e no un giorno. Ma se in una giornata di lavoro sei in stato di flow, ovvero sia connesso in quello che fai, 5 giorni lavorati come si deve producono quanto un mese di una persona che non è capace. Grazie. Assimilare inconsciamente gli schemi del genio, cosa vuol dire? Incontrate questa persona che ha delle abilità straordinarie e non è solamente quello che dice, ecco, va detto così, ah sì, una cosa che lo dice lui e l'altra cosa lo dici tu. Dice perché? Perché ci vuole congruenza. Cos'è la congruenza? È un'alleanza fra conscio e inconscio. La congruenza è quando voi riscontrate nelle persone che incontrate la solarità. La solarità vuol dire che quello che quella persona dice è in linea con quello che sta pensando. Quindi voi sentite che è solare. Per assimilare inconsciamente gli schemi del genio devo essere e devo capire la sua fisiologia, come funziona. Praticare gli schemi in contesti paralleli. Quindi cosa vuol dire? Che se io ho il genio in casa, che il mio manager, il direttore, quello che sia, negli schemi paralleli dove io svolgo la mia attività devo cercare di essere lui, che non è facile, signori, eh. E se posso offrirgli un pranzo con l'aragosta anche, investire 200 euro, lui mi farà guadagnare 200.000 euro in quelle 2 ore, solo per le competenze che mi trasferirà. E perché a tavola? Perché a tavola quando uno mangia almeno sta zitto e riescono a parlare in due, no? Anziché accavallarsi, sai, parlare con la bocca piena è scomodo, quindi uno parla e l'altro mangia. L'unico problema è che il genio vedrete che rimane col piatto ancora pieno mentre voi avete finito tutto. Perché si fa prendere tutto qua. Codifica dei modelli. Devi fare la codifica. Quali sono le abilità? Che abilità ha? È più simpatico, empatico, competente, forte, determinato. Non lo butti giù. Test. Dopo che ho codificato i modelli, faccio il test. E quindi provo quello che il genio conosce sui miei contesti. E quindi inizio a metterlo in pratica e vedo che funziona. Per i maggiorenni, chi ha fatto all'amore almeno una volta? Più di una volta. Siete viziosi, allora. Ma se sapete farlo, a che serve farlo ancora? Sapete, no? Vi ricordate la prima volta? La prima volta, con chi l'avete fatto? E vi ricordate l'ultima volta? Con chi l'avete fatto? La differenza fra la prima e l'ultima? C'è differenza, no? E allora funziona così, si impara tutto così. Ogni cosa è difficile prima di diventare semplice. Come si modella un leader? Bisogna studiare le modalità che un individuo mette in atto per esprimere certe abilità particolari, osservando un livello estremamente specifico e di dettaglio. Quindi io non posso diventare una persona straordinaria se non colgo il dettaglio e la profondità. Devo scendere in profondità. C'è un pensiero veloce che è quello del quotidiano, quello che io faccio quotidianamente. La vendita, il piatto che so preparare, è tutto veloce. E il pensiero lento? Il pensiero lento è quello creativo. A casa vedono alcune volte che sono ore e ore. Perché cosa? Per una presentazione. Questa presentazione l'avrò rivista 6 mesi e l'ultimo cambiamento l'ho fatto questa mattina, ancora, alle 6:30, alle 7. E tutto cambia, tutto in evoluzione, è un percorso evolutivo continuo. Una presentazione che ho fatto il giorno prima non è uguale al giorno dopo. Cambiano le persone, cambiano gli stimoli, cambi tu stesso, c'è una crescita e quindi è normale che bisogna codificare il dettaglio. Per comunicare e avere successo basta avere la cultura di un ragazzo di 16-17 anni che studia al liceo.
se noi parliamo con quella proprietà di linguaggio, qui non sto parlando di lauree per poter essere, per comunicare con tutti, ma devo capire il significato delle parole anche. Perché quando dico parole che non conosco, ma solo a pappagallo, non ha la stessa presa della conoscenza dell'etimo e le sue caratteristiche. A me piace quando vedo nella mia organizzazione alcuni che utilizzano termini che io utilizzo. Io poi alcune volte a sfotto dico, e che vuol dire? Tu lo dici. Cucciolo, dai, non vai così, dai, vieni, vieni a papà, dai, vieni, dai. Le persone che bestemmiano, che alzano la voce, hanno un problema. Quando dicono mi viene il sangue al cervello, hanno ragione, noi abbiamo tre cervelli. Dici, come tre cervelli? Un, due, tre? No. C'è il cervello rettiliano, quello dell'attacco e fuga, ed è quello che è dietro nella zona occipitale. Quando arriva il sangue al cervello, perché arriva lì? E devi alzare la voce e perdi il controllo, dici parole che non dovresti dire, purtroppo, offendi il tuo partner, offendi il figlio, il socio, l'amico, il cliente, eccetera, fai delle sciocchezze pazzesche per pentirtene dopo, ma evitale, evitale. Il secondo cervello è quello dei mammiferi ed è quello limbico, mammifero mammelle, quindi noi, e quindi quello delle coccole, della crescita, dei bimbi, eccetera. Il terzo è quello della corteccia cerebrale, che è caratterizzato dai neuroni mirror. I mirror sono quelli che modellano mamma e papà. Prima, poi a scuola, i maestri. Dovete pensare che i nostri figli sono cera calda nelle mani dei maestri o professori. Dobbiamo essere attenti a come gestiscono. C'è una lettera di Abraham Lincoln, bellissima, che parla col maestro che gli affida suo figlio. Cosa dice Abraham Lincoln al maestro perché gli offre suo figlio? Dice, mi raccomando, è la mia creatura, è la parte più importante della mia vita. Mi raccomando, è mio figlio. Comportarsi da leader significa eliminare temporaneamente il passato e il futuro, quello che dicevo prima, il flow, no? Creando un qui e ora. Protratto, che vuol dire che nel momento che sei centrato in quello che fai, sapete cosa sparisce, scompare? Spazio-tempo. Quando i calciatori, quelli veri, i campioni, sono lì a giocare, non c'hanno più i soldi, il denaro, loro sono lì, scompare lo spazio e il tempo. Io mi ricordo quando da piccolo, avevo 15 anni, 16 anni, e ho venduto qualche quadro pure, artista eccetera, saltavo il pranzo. Ascoltavo le musiche dei Pink Floyd, dei Genesis, Jethro Tull, Velvet Rough Generator, King Crimson. Saltavo il pranzo, arrivavo a sera, perché se non finivo il quadro non riuscivo a mollare. Ho capito dopo con gli anni che si chiama stato di flow, vuol dire il flusso. E potreste dire che è una forma di autoipnosi nella quale concentrate la vostra energia e mantenete un'intensa focalizzazione. Quando sono col cliente, se io sono in stato di flow, il cliente dov'è che deve andare? Se vi ha accolto a casa, in ufficio. Voi dovete entrare, chiudere la porta a chiave, voi, la chiave di casa sua e del suo ufficio, ingoiare la chiave. Uno di noi due uscirà vivo oggi. Se non firmo il contratto, chiamate la polizia. Io non me ne vado. Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso, Nelson Mandela. È un sognatore che non si è mai arreso, 27 anni di carcere. 27 anni di carcere, diventa presidente della nazione che l'ha tenuto in carcere 27 anni come negro. Diventa presidente. E poi spiega, la differenza tra un sognatore e un visionario è che un sognatore ha gli occhi chiusi, un visionario ha gli occhi aperti. Cioè lui guarda quello che deve ancora accadere. Quoziente intellettivo e quoziente emotivo. Che vuol dire? Quello che lega noi agli altri è il quoziente emotivo, è il rapporto. Rapport is power è uno dei prodotti che ho creato, che vuol dire il rapporto è potere. Se sai creare rapporto, che sia moglie, marito, figlia, è un potere pazzesco. Dice Dario Bernazza, nel libro Si domino, si è dominati, dice se è meglio essere temuto o essere amato. E disertando su questa cognizione del leader, poi alla fine, dice Dario, è meglio essere amato che essere temuto. Perché essere temuto che vuol dire? Che vita brutta. Essere amato in quanto tale, chi ti ama comunque ti teme, perché teme di perdere l'amore che hai.